Per fortuna questa volta abbiamo segnato noi al 90esimo. L'anno scorso a 3 minuti da fine abbiamo preso il gol alla semifinale, la volta scorsa al 95esimo. Finalmente una gioia per noi e per tutti questi ragazzi che ancora oggi siamo al 17 giugno, ancora che si corre. Mamma mia. Ecco, a chi dedicate questa vittoria? La dedichiamo a noi stessi per l'impegno che abbiamo fatto tutto questo campionato e speriamo che la dedichiamo anche al nostro paese Santa Lucia, che forse merita anche questo. Credevi di decidere tu questa partita e soprattutto di regalare tu la promozione al Santa Lucia di Serino? No, sono stato anche fortunato perché il portiere comunque ha sbagliato, però abbiamo incoronato il sogno di tutto l'anno, abbiamo fatto sacrifici enormi e ce l'abbiamo fatta, però penso che la soddisfazione più grande, come vedete, è quello che si è venuto a creare con tutti i ragazzi. Siamo un gruppo di amici e in più abbiamo vinto, quindi siamo contentissimi. È stato un riscatto per voi, venivate da 3 anni nei playoff, il primo anno uscito in semifinale, l'anno scorso una finale che bruciava ancora, certo. Aneggiava lo spettro della finale dell'anno scorso dopo l'1-0 dello Speroni. Sì, sicuramente, noi siamo partiti proprio per riscattare l'anno scorso e ce l'abbiamo fatta, ma è l'unione che fa la forza, quindi ce l'abbiamo fatta tutti insieme. E anche oggi per 5 minuti siamo andati in bambola perché la paura e lo spettro dell'anno scorso ci ha fatto tremare le gambe, però poi un po' di esperienza, un po' di fortuna siamo riusciti a portarcela a casa. Vi aspettavate il gol del capitano proprio a decidere la finale? No, però prova molto spesso questi tiri da fuori e poteva capitare. Che cosa farà ora il bomber l'anno prossimo? Non lo so, devo valutare se affrontare la seconda, perché ormai l'età avanza, i chili sono tanti e devo vedere se la posso fare la seconda.